Ed eccoci a martedì per il workout. Dobbiamo ricordarci fondamentalmente una cosa: il numero 50, perché sono le rep da fare di ogni esercizio. Riscaldamento, dovremo fare per 3 volte che cosa? 10 dumbbell deadlift e dopodiché fare 20 secondi di hollow position. I movimenti che compongono il workout, che è un 4 time, abbiamo detto che le ripetizioni sono sempre 50 ed appunto si parte con 50 dumbbell hang snatch, quindi dumbbell che partirà non da terra ma dalla posizione di hang, poi dopo andiamo a vedere bene nel dettaglio come fare. Dopodiché abbiamo 50 sit up, dopo i 50 sit up riprendiamo il nostro dumbbell, questa volta abbiamo sempre 50 dumbbell snatch però partendo da terra, dopodiché abbiamo 50 V-up e terminiamo il nostro giro dei 50 con appunto 50 single arm dumbbell devil press. Concluso l'ultimo devil press, time, quindi il tempo che ci abbiamo messo per fare tutte queste ripetizioni è il nostro score di oggi. Per quanto riguarda il cash out andremo a fare per 3 volte che cosa? 20 secondi di plank in appoggio sulle mani, poi 20 secondi di plank shoulder touch e concludiamo con 10 down and up, un minuto di riposo, tutto ciò per 3 volte. E mi raccomando, i social, non perdetevene neanche uno, Instagram, Facebook, oltre a questo canale YouTube. Iniziamo con dumbbell deadlift, quindi prendiamo il nostro dumbbell, il nostro peso, lo posizioniamo in mezzo ai piedi, da qui lo andiamo ad impugnare, spalla in linea con il peso, spingiamo con le gambe, lo portiamo ai fianchi e poi ritorniamo a terra. Dopodiché abbiamo hollow position, quindi ci corichiamo, schiena a terra, gambe tese, braccia tese lungo le orecchie, solleviamo contemporaneamente gambe e braccia, attivando l'addome e con la lombare ben incollata al pavimento. 20 secondi hold, quindi fermi in questa posizione. Dopodiché andiamo a vedere i movimenti che compongono il workout. Si inizia con dumbbell hang snatch, quindi piccolo piegamento delle gambe, andiamo in power position e da qua spinta e innesco della salita del dumbbell, di nuovo piccolo piegamento, spinta e distensione. Possiamo eseguirlo di lato oppure andando a eseguire una sorta di swing concentrandosi sull'estensione dell'anca. Ovviamente queste 50 ripetizioni dovranno essere alternate, dovremo eseguirne una con la destra e poi una con la sinistra. Conclusi i primi 50 hang snatch, ci sediamo a terra, uniamo le suole delle scarpe, portiamo i piedi vicino al corpo e da qui eseguiamo 50 sit up, quindi ci corichiamo, tocchiamo con le mani il pavimento dietro la testa, poi tocchiamo il pavimento davanti alla punta dei piedi, così abbiamo detto per 50 ripetizioni. Finito il 50° sit up, ritorniamo al nostro dumbbell, questa volta gli snatch sono completi, quindi partiamo da terra, mettiamo il dumbbell in mezzo ai piedi, spinta delle gambe, distensione dell'anca ed innesco della salita del dumbbell sopra la testa. Concludiamo la ripetizione con il braccio teso vicino all'orecchio, il dumbbell proprio sopra la testa. Possiamo fare il cambio a terra oppure il cambio al volo in discesa. Conclusi anche questi 50, ci ricorichiamo a terra, questa volta non sono più sit up ma sono dei V-up, quindi andiamo a toccare con entrambe le mani contemporaneamente i piedi. Nel momento in cui le mani toccano i piedi, sulle glutei rimangono a contatto con il pavimento. Concludiamo, le ultime 50 ripetizioni sono dei devil press con un dumbbell, quindi mettiamo il dumbbell ad esempio davanti al nostro piede destro, lo impugniamo con la mano destra, la mano sinistra al pavimento, ci corichiamo a fianco al dumbbell, richiamiamo i piedi tenendo il dumbbell in mezzo ai piedi e di qui eseguiamo uno snatch così come abbiamo fatto precedentemente. Quindi il devil press è l'unione di un burpees e un dumbbell snatch. Possiamo eseguire il cambio a terra oppure il cambio in discesa così da velocizzare il passaggio del dumbbell. Per quanto riguarda il cash out, per 3 volte dovremo fare 20 secondi di plank, quindi coricate a terra, mani leggermente più larghe del petto, ci spingiamo da terra, chiudiamo l'addome e spingiamo verso l'alto le scapole. 20 secondi di plank, dopodiché abbiamo 20 secondi di shoulder touch, quindi corpo teso e stabile, mano che va a toccare la spalla opposta,
Conclusi anche questi 20 secondi, veniamo in piedi, abbiamo 10 down and up. Quindi appoggiamo le mani a terra, lanciamo i piedi, non appena i piedi toccano il pavimento dietro di noi, attiviamo l'addome, li richiamiamo vicino ai piedi e torniamo dritti in piedi.